Come Simularte siamo dei grandi amici della famiglia Tonutti e abbiamo pensato di realizzare questo progetto insieme perché volevamo valorizzare questo territorio e abbiamo pensato di farlo unendo ciò che è la tradizione della viticoltura friulana e ovviamente la promozione della nostra cultura. Quindi abbiamo pensato di mettere per la prima volta insieme in un unico vigneto 7 biotipi del vino Eurofosco e di creare un anfiteatro naturale che potesse diventare palcoscenico per eventi culturali, di spettacolo dal vivo, teatrali e di qualsiasi cosa questo territorio ci richieda. Il disegno di anfiteatro naturale l'abbiamo dato grazie all'aiuto fondamentale dell'architetto Rino De Marco, che ha saputo coniugare perfettamente quelle che sono le esigenze per il lavoro nella campagna, in particolare nei vigneti, e quelle che sono invece le esigenze legate al pubblico spettacolo, quindi al poter andare in scena in totale sicurezza seguendo tutte le norme vigenti. Oltre al lavoro di disegno e di realizzazione del vigneto con la forma di un anfiteatro, abbiamo chiesto a Oscar della Maestra di comporre 7 poesie dedicate proprio ai 7 biotipi di vino Eurofosco, così come abbiamo chiesto al pianista e compositore Claudio Filippini di comporre, registrare e confezionare in un CD 7 nuovi brani inediti dedicati proprio alle poesie e ai vini. Alla fine di tutto ciò abbiamo prodotto un sito web dedicato, refoscollection.it, sulla quale è possibile leggere verticalmente una serie di approfondimenti sui 7 biotipi di vino Eurofosco, grazie a una scheda tecnica realizzata dal dottor Paolo Sibilotti, leggere quindi la poesia del poeta Oscar della Maestra e ascoltare i brani di Claudio Filippini. Seguendo i tempi della natura, queste barbatelle cresceranno e da qui ai prossimi 2 anni abbiamo intenzione di portare un ricco programma di eventi proprio per animare questo territorio e far conoscere a tutti i cicloturisti della ciclovia delle Rogge questo particolare giardino dell'Eurofosco mai stato creato prima d'ora.